Tao Power Life, oggi predichiamo Soul Power. Quindi torniamo a praticare Soul Power, che è questa bellissima disciplina che mette l'anima al di sopra di ogni cosa. Uno dei principi, dei postulati fondamentali di questa disciplina dovuta al dottor Shah dice cura l'anima, poi la guarigione della mente e del corpo seguirà. Perché siamo nell'era dell'età dell'anima, cominciata l'8 agosto del 2003, dove Soul è over matter, cioè il sole, l'anima è sopra ogni cosa, quindi sopra la mente, sopra il corpo. Oggi faremo una pratica utilizzando il Sello Healing e un mantra, oltre che le altre due chiavi, cioè la visualizzazione, quindi il suono, la posizione del corpo diciamo è anche l'invocazione dell'anima, quindi il Soul Power, i quattro poteri. Andremo a utilizzare questa pratica di oggi per andare a migliorare l'assunzione di cibo e per quindi migliorare il sistema digestivo nel momento in cui assume cibo, ma anche nel momento poi successivo in cui lo deve assorbire. La pratica che faremo quindi è suddivisa su due mantra, e il consiglio è quello di andare a fare questa pratica prima dell'assunzione del cibo e immediatamente dopo l'assunzione del cibo, cioè durante la fase digestiva. Dedicare almeno 3-5 minuti, soprattutto prevalentemente nei casi in cui abbiamo un problema di assorbimento del cibo. Sappiamo quanto è importante assorbire correttamente il cibo. Noi potremmo mangiare molto bene, fare una dieta equilibrata, ma se il nostro sistema digerente non assorbe tutto ciò che portiamo dentro il nostro corpo, ecco che anche le sostanze nutritive migliori escono fuori senza rimanere dentro il corpo. Noi invece sappiamo che i nutrienti servono, perché attraverso i nutrienti, attraverso l'ossigeno, laddove l'ossigeno è un comburente, cioè aziona la combustione dei nutrienti a livello cellulare dentro quelle che sono le centrali elettriche, e cioè i mitocondri, e tutto per la produzione di energia. Quindi cibo e ossigeno, laddove il cibo è il combustibile e l'ossigeno invece è il comburente, sono ciò che mettiamo nel corpo, quindi per andare a creare energia. È sicuramente una creazione indiretta, una produzione indiretta di energia, e noi avremmo anche la possibilità, il Qigong poi in alcune pratiche ci spiega come, di assumere energia diretta attraverso tutti i pori, lo abbiamo visto nel Qigong sciamanico. Ma oggi andiamo a ottimizzare questa funzione, perché tanto più riusciamo a diciamo in qualche modo a migliorare la funzionalità del sistema digerente, tanti più nutrienti andremo a mantenere nel corpo, e con i nutrienti, con una buona respirazione, inspirazione quindi di ossigeno, andremo a produrre livelli più alti di energia. E quindi utilizziamo la chiave del Soul Power. In questa ci mettiamo nella posizione classica del Soul Power, cioè andiamo a sovrapporre le due mani sotto l'ombelico, la mano sinistra per gli uomini sotto la mano destra, per le donne il contrario. Quindi ci mettiamo in questa posizione, e questa è la posizione che manterremo durante la pratica che faremo prima di assumere i pasti e dopo, quindi durante la digestione di ciò che abbiamo assunto. E altra accortezza è quella di mettere la lingua, quindi che poggia o non poggia, ma è vicino al palato, e poi andiamo quindi a mettere la schiena dritta, quindi stare con la schiena dritta. E per quanto riguarda invece il potere del suono, faremo un mantra prima di assumere i pasti e dopo assumere i pasti. Il mantra prima dell'assunzione è Jin Dan Ji Gu, facile, dove Jin Dan significa palla, di energia dorata, quindi palla di energia dorata, palla di luce dorata. Mentre Jin Gu, in questo caso Jin assume un diverso significato, e cioè quello di favorire l'ingresso, prepara ad entrare, dove Gu invece è il cibo. Quindi in cinese questa frase, questa sentenza va tradotta in italiano, significa vai
diciamo palla dorata, palla luminosa dorata, quindi palla luminosa dorata e palla di luce dorata e prepara il corpo e gli organi del sistema digerente ad assumere il cibo. Quali sono gli organi ai quali ci rivolgeremo in particolare? Sistema digerente e gli organi correlati, cioè tutti quelli che intervengono nella fase di assunzione e poi di gestione, quindi la bocca, la lingua, l'esofago, l'intestino, lo stomaco e l'intestino tenue, l'intestino grasso, ma anche il fegato e la milza e anche il pancreas. Ricordiamoci che la milza in medicina tradizionale cinese favorisce proprio l'assunzione di cibo. Il mantra quindi sarà Jin Dan Jin Gu, Jin Dan Jin Gu. La visualizzazione in tutti e due i casi, e così come la posizione si manterrà la stessa, cioè prima e dopo l'assunzione dei pasti, la visualizzazione sia prima che dopo i pasti andremo a visualizzare una palla di luce dorata, Jin Dan, che praticamente ruota in senso antiorario e mentre ruota in senso antiorario va a irradiare luce in tutti gli organi che intervengono nel sistema prima di assunzione e nel sistema dopo di gestione. Andremo poi a fare una andiamo, quindi abbiamo visto il suono, il primo suono, poi vedremo il secondo. Cominciamo subito con quella che è la pratica che precede l'assunzione del cibo, con il potere dell'anima, e diremo cara e anima, faremo un sello healing, cara anima, mente e corpo diciamo del sistema digerente, degli organi correlati che abbiamo citato prima, io ti amo, vi amo, vi onoro e vi apprezzo, voi avete il potere di preparare il corpo ad assumere correttamente il cibo che andremo a mettere dentro. Fate un buon lavoro, io sono eternamente grato, grazie, 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 e cominciamo con il mantra. E quindi mantenendo questa posizione, Jin Dan Jin Gu, Jin Dan Jin Gu, e visualizziamo la sfera di luce dorata che ruota in senso antiorario. Jin Dan Jin Gu, Jin Dan Jin Gu, Jin Dan Jin Gu. Ricordiamo anche che la rotazione antiorария sviluppa quella che è l'energia del cielo, l'energia yang, e questa rotazione che sviluppa energia irradia di luce tutti gli organi di energia. Jin Dan Jin Gu, 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 Jin Dan Jin Gu. Lo possiamo dire anche silenziosamente, come tutti i mantra del Soul Power, o ad alta voce, l'effetto è lo stesso. Jin Dan Jin Gu, 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 Jin Dan Jin Gu. E poi chiuderemo, dopo aver fatto almeno 3 minuti, con au au au, è tutto perfetto, grazie, grazie, grazie. Dopo aver ingerito quindi il cibo, quindi prendiamoci almeno 3 minuti prima dell'assunzione di cibo per preparare, questo dice questo mantra, sistema digerente, organi correlati, preparatevi ad accogliere il cibo in maniera corretta. Mangiamo e dopo l'assunzione di cibo, per ottimizzare la funzione di assorbimento, andremo a mantenere per 3 minuti sempre questa posizione. Più minuti lo facciamo, meglio è, a seconda anche delle problematiche di assunzione del cibo. E poi andremo a visualizzare sempre la sfera di luce dorata che ruota in senso antiorario. In questo caso però cambia sia il sello healing, ma cambia anche l'invocazione all'anima, ma anche il mantra. Il mantra sarà Jin Dan Hua Gu. Jin Dan Hua Gu, dove Jin Dan è sempre la palla di sfera di luce dorata, Jin Dan, mentre Hua Gu, Gu è la cibo e Hua è assorbimento. Quindi stiamo dicendo alla palla di luce dorata di favorire, quindi con la sua energia che nutre gli organi che intervengono nel processo di digestione, favorire l'assorbimento dei cibi. Questo stiamo chiedendo all'anima e lo faremo anche quindi con il mantra, ma anche con l'invocazione all'anima diretta, e cioè andiamo a chiedere cara anima, mente e corpo del sistema digerente, tutti gli organi che prima abbiamo citato, che intervengono nel processo di assunzione e ora anche di assorbimento, e voi avete il potere,
io vi amo, vi onoro, vi apprezzo, voi avete il potere di assumere, quindi correttamente assorbire i nutrienti che con il cibo sto dando al vostro al corpo, quindi vi prego, fate un buon lavoro, grazie, 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 ci mettiamo in posizione e cominciamo il mantra. Jindanguagu, 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 Jindanguagu. Nel frattempo visualizziamo una palla che ruota in senso antiorario di luce dorata e che irradia luce, energia negli organi che intervengono nel processo di assorbimento. Jindanguagu, 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 Jindanguagu. E faremo così per almeno 3 minuti e poi al solito chiuderemo con AO, 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 è tutto perfetto, grazie, 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 e chiudiamo la nostra pratica. Allora, io non smetterò mai di dire che l'importanza, di affermare l'importanza di Soul Power. E nel canale Tao Power Life operiamo su diversi campi, su diversi corpi. Facciamo il Qigong per andare a equilibrare quindi le emozioni, per andare a equilibrare l'armonizzazione, ottenere l'armonizzazione delle emozioni, l'armonizzazione degli elementi collegati alle emozioni, l'armonizzazione anche delle, diciamo, dell'energia yin e yang, e quindi per consentire al qi che scorre nel nostro corpo una maggiore fluidità e quindi un maggior nutrimento degli organi interni. Stiamo lavorando nel Qigong con l'energia degli organi, l'energia che ci mantiene in vita e che ci fa svolgere ogni attività, perché noi siamo come delle batterie e abbiamo bisogno di energia. Ma abbiamo anche il corpo, quindi ci sono diverse pratiche tibetane, ma anche pratiche di Qigong che lavorano col corpo, altre di Qigong non lavorano col corpo, ma fanno lavori prevalentemente interni. Pensiamo ad esempio al Qigong sciamanico, molto importante, ma che sviluppano ad esempio altre abilità, altre virtù come la compassione, l'apertura del cuore e quindi il perdono. Ma lavoriamo anche con l'anima e questo lo facciamo in Soul Power. È una pratica, sono pratiche semplici, perché la via del Tao, la via che porta alla verità, è semplice, è apparentemente molto semplice, come molto semplici sono alcuni esercizi. Tutto ciò che noi dobbiamo fare è semplicemente praticare. E la pratica, mi rendo conto che non può ridursi ad alcuni minuti, quindi una routine deve prevedere diversi esercizi. Anche la pratica di Soul Power che abbiamo fatto ora, 3 minuti di pratica è un minimo, ma per andare a effettivamente avere dei risultati efficaci bisogna aumentare anche il mantra. Ricordiamo che ci sono situazioni in cui i mantra, per formare il cosiddetto Jindan, questa palla all'interno, vengono addirittura praticati per 1 o 2 ore. E il dottor Shah nella sua opera del Tao, sul Tao, e prevede anche addirittura 400 ore, che possono sembrare tante, di pratica del mantra, ma rispetto a decenni che i maestri taoisti prima facevano di pratica per avere un'apertura, una rotazione del Jindan all'interno del basso ventre, del Dantian, non è tanto. Perché? Perché l'anima ha potere, l'anima è saggia, l'anima è il vero boss, l'anima ci indica la strada giusta. Come fare a capire se una pera è dolce? Basta provarla. E così faremo anche con Soul Power. Io vi auguro di avere tantissime benedizioni dalla pratica costante del Soul Power e anche di andare a risolvere quelle che sono delle problematiche di assorbimento, di assunzione e assorbimento. Perché? Perché nutrirsi, nutrire il corpo è molto importante per aumentare i livelli di energia. Se il video vi è piaciuto mettete un like, potete condividere, mi fa molto piacere perché partecipate con me alla condivisione, quindi il più possibile, di pratiche che fanno bene alla salute, perché no, quindi andiamo a creare tutti insieme un circolo virtuoso di karma positivo e di riduzione di quello che è uno dei principali blocchi che condiziona ogni aspetto della nostra vita, e cioè il karma. Karma ereditato anche dal passato, ma Soul Power ci aiuta con le pratiche di cleaning, con queste pratiche di mantra, queste pratiche di
ottimizzazione quindi del funzionamento del corpo, e quindi pratichiamo, questo è il consiglio, e l'augurio invece sono le benedizioni che a ciascuno di voi arriveranno. Grazie, noi ci vediamo alla prossima Radio Conta Power Life. Grazie.